Lasciami dietro Bologna. Luca risuscita l'antico esempio del Veronese, trasformando in un'atmosfera moderna d'oro. Ci piace questa introduzione perché sfata e butta giù un castello di sabbia, costituito dal fatto che Luca fa presto era la sintesi napoletana di presentazione nei volumi di storia. Intanto è la hall d'ingresso alla mostra, alla sala Stefano Causa, qui al Museo di Capodimonte, che oggi viene presentata in anteprima alla cittadinanza e alla stampa. Perché siamo qua? Siamo qua perché le chiese della penisola, come ci ha appena raccontato il professore Stefano Causa, sono ricche di Luca Giordano e di Giordaneschi. Ad accoglierci all'ingresso, quasi all'emblema della mostra, questo Sansone che ci fa tremare le gambe, è il periodo spagnolo di Luca Giordano, perché ha delle similitudini cromatiche con il Luca Giordano acquisito recentissimamente dal Museo Reale di Sorrento, che con la mascella di asino, Sansone e i Filistei, no? E qua lo ritroviamo, è un altro Sansone, Sansone e Leone, ma è capolavoro in discussi. Ma poi le cromie, la grandezza, la misura della tela, il lavoro e la tecnica della pennellata stessa ci porta, ci conduce per mano in questi accostamenti e in questo paragone. Ma andiamo avanti nella mostra nello scoprire tante tante cose particolari di questo pittore che 20 anni fa c'è stata una mostra a Napoli, ma in un luogo un po' particolare, nei sotterranei, ce lo ha raccontato Stefano Causa di Castel Sant'Elmo. È più visibile e godibile e fruibile nelle chiese che nei musei. Ma questa mostra vuole superare questo handicap e lo fa brillantemente, racchiudendo e sistemando il tutto in questa sala Causa, che è un grosso ambiente sottoposto e quindi di più facile sistemazione, sia con le luci che sono congegnate in maniera particolare, e sia nella disposizione dei disegni e delle altre opere di Giordano. Eccolo il suo autoritratto. Occhialini, profilo, naso. È un autoritratto datato 1692, siamo alla fine di questo secolo. Questo secolo importante e particolare per Napoli. Ricordiamo che 1688 un grosso terremoto distrugge e butta giù tutte le cupole delle chiese più importanti, non solo da Napoli ma anche in penisola sorrentina. È un secolo attraversato da tre grosse ondate di peste, lo diciamo col sentimento di chi adesso vivendo questo Covid vede questa prima, questa seconda ondata. Lì si protrasse per tre grosse ondate, agli inizi, alla metà e alla fine del secolo, ma è anche il secolo felice dell'arrivo di Caravaggio, in cui questa rivoluzione napoletana, che produrrà anche quello che è la summa, troviamo in Luca Giordano. Non è il pittore che vende i suoi quadri per un piatto di fagioli, è un profondo conoscitore, viaggia tantissimo, si sposta a Madrid, frequenta Venezia, incontra tante altre correnti di arte, ne fa una lettura nel suo intrinseco e comunque lavora su committenza religiosa. Quasi quanto dove?